Federico Paci, dopo 6 anni, lascia il ruolo da direttore del Conservatorio Braga, rimarrà però come docente. Esattamente, sono stati 6 anni intensi dove, come ho già detto, non ci siamo annoiati affatto perché in 6 anni siamo partiti con grossi handicap, soprattutto da un punto di vista di budget, avendo circa 2 milioni di euro di debiti in una situazione molto precaria. È stato il mio primo anno di direzione, coinciso con l'ultimo anno del pareggiamento. Poi dal 2015 per fortuna è arrivata questa coniata statizzazione che ci ha permesso di costruire quello che oggi è il Conservatorio Braga. Oggi vantiamo oltre 400 allievi e rispetto ai 160 iniziali, considerate che quest'anno abbiamo avuto 180 richieste circa di nuove ammissioni. Quindi abbiamo superato con le richieste di nuove ammissioni quelli che erano gli allievi dell'inizio del mio mandato. Ecco, appunto, lei ha vissuto tutto, diciamo, possibile in questi anni, anche terremoti, traslochi, adesso il Covid, tutto il possibile, possiamo dire. Quindi che bilancio fa? Bilancio positivo perché non ci siamo annoiati appunto assolutamente, però questo ci ha stimolato a fare sempre meglio. Abbiamo fatto 4 traslochi in 6 anni che non auguro a nessuno, però ogni volta abbiamo ricominciato con lo spirito di andare avanti e questo spirito rimarrà anche per i prossimi anni perché davvero si è creato un bellissimo gruppo che ha diciamo, nel servizio quello che è la spinta più che nella gestione di un potere. Tatiana Bratovic, il nuovo direttore del Conservatorio Braga. Possiamo partire, già abbiamo fatto un bilancio con Federico Paci. Qual è quello appunto della Bratovic? Allora, la mia, come dico sempre, è stata una scelta difficile, però mi sono sentita di intraprendere questo percorso per difendere un grande lavoro che è stato fatto, un grande lavoro naturalmente di un team. Quindi sono state fatte tante cose in questi pochi anni di statizzazione, perché Braga è un'istituzione antica, forse più antica sul territorio nazionale in quanto istituzione musicale, ma in quanto istituzione statale è giovane, quindi è nata 5 anni fa. E diciamo da 6 anni che continua questo lavoro di ripresa e di crescita, e quindi subentro a Maestro Paci sperando che lui possa rimanere e contribuire ancora a questo grande progetto che ancora non è terminato e che bisogna ancora portare avanti. Non è semplice il momento, perché adesso ci sono diverse altre cose da risolvere e affrontare, ma speriamo di essere all'altezza, diciamo.